Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e siamo qui su Crash Bandicoot Warped. Siamo su questo gioco perché un utente me lo ha chiesto, ha detto perché non fai, ti voglio vedere su Crash. Mi metterò il commento all'inizio del video. Diciamo new game, anche se tutto in inglese, io non capirò un cazzo. Saltiamo tutti i dialoghi e andiamo su questo fantastico gioco. Saltiamo tutti i dialoghi schiacciando tasti a random, così. Non si possono saltare? Mi vogliono vedere su questo gioco, va bene. Fare una puntata, se avrà successo ne manderò più altre, ne farò altre. Allora, eccoci qua, siamo Crash Bandicoot. Ed eccoci qua in un nuovo video. Andiamo qui. Facciamo questo livello, questo è il primo livello. Se no, non potete non sapere le cose di base di Crash Bandicoot. Schiacciamo i tasti, se no sono brutti, ok. Non potete sapere le cose di... non sapere le cose base di Crash Bandicoot, perché fate schifo se non lo sapete. Allora eccoci qua. Le classiche cazzate all'inizio. Uccidiamo sto pollo. Questo, ragazzi, questo è il gioco. Uffa. Ecco. Questo, ragazzi, questo è il gioco della mia infanzia. Ci ho perso una, non so quante giornate su questo gioco. Quando avevo ancora la... ah no, c'era ancora la mia PlayStation 1. Che cazzo dico? Se questo è... no, che cazzo ho fatto? Sono morto. Ok, continuiamo qui. Sì, questo gioco c'ha le vite. Non è come i giochi di oggi che giocano questi bimbi merda su Call of Duty e queste stronzate varie. Scommetto che non riuscirebbero mai a giocare un gioco come questo. Un gioco arcade come questo. Vai, salta, cazzo. Madonna. Uffa. Vaffanculo, lo spacco la scatola. Saltiamo sopra questo. E lo scopo del gioco è terminare il livello. Però con vari ostacoli, quanto vedete. Aiuto. Prendiamo il checkpoint, ok. Questo qua prende una vita. C'ho 90.000, mi sarei preso le 1.000. Le 1.000, non sono 1.000, cribbio. Sono frutti Wumpa. Mi sarei preso i frutti Wumpa, sarebbe stato più figo. Ah, ma qua non stava uno spadaccino. Mamma mia, quello là a fianco a me è la maschera del cuore. È Aku Aku, si chiama. Ed è uno che ti aiuta, ti difende, ti dà delle possibilità in più. Per esempio quando qualche coglione ti viene addosso, qualche coglione nemico ti viene addosso, allora lui ti difende cedendosi lui al posto tuo. Perciò morendo lui al posto, sacrificandosi al posto tuo. Questo è invece livello bonus, a quanto vedete. Livello bonus si possono ottenere vite bonus, tutto quello che manca. Quello che... per esempio stai in situazione critica, vai in un livello bonus, ti prendi tutte le vite che ti servono e poi esci e continui il livello. È una buona inventiva. Ora vi farò vedere una cosa. Se completerò tutte le scatole, romperò tutte le scatole, vi farò vedere che vincerò una cosa bonus. Una cosa. Ok. Aspetta che abbiamo una rana di merda qua a fianco. Ecco, avete visto, ho cambiato colore perché ho perso una possibilità con Aku Aku. Aspettiamo sto stronzo. Vaffanculo, coglione. Un cristallo. Cioè io questo gioco l'ho finto tutto, no, mi tocca rifarlo. Cioè dai ragazzi, però cazzo, non funziona l'altre, non sono ancora sbloccate le altre possibilità. Infatti avete visto, ho vinto una gemma perché ho rotto tutte le scatole. E io sono bravo a rompere le scatole. Ok, abbiamo finito il primo livello. Poi perché esce sto rombo qua, non lo so. Ora ci abbiamo il secondo livello. Lo facciamo direttamente? Ma sì, dai. Vai, la gemma. Ora deve fare il balletto del cazzo, guardatelo. Guardatelo, fiero proprio. Fiero proprio, guardatelo. Come balla, come un coglione. Ok, è finito, bravo. Questo è il livello subacqueo. Lo detesto questo livello, guardate ragazzi, questi livelli subacquei qui mi scazzano proprio, non riesco proprio a farli, non c'hanno niente di bello, non riesco nemmeno a completare tutte le scatole. Questi cazzo di livelli di merda, guardate che schifo, guarda, oh, dove cazzo vai, coglione? Ok, ho preso un Aku Aku più forte. Aspettate che c'è sto squalo di merda. Ho un po' paura. Sì, vai. Ah, così vado più veloce, sì.
Quindi se io vado così, spacco le scale. Oh, ci sono le mine qui. Se vedete che sono bravo è perché ci gioco da una vita. Normalmente per fare un buon video non dovrei fare vedere che sono bravo, però io lo faccio lo stesso. Non mi interessa fare un buon video, mi interessa solo che la gente mi guardi. Wow. Mamma mia ragazzi, che mostra. Attenzione che qua esce un cazzo. Ok. Ho rotto le scatole. Io ora sono bravo a rompere le scatole. È morto lo squalo. Spero finisca subito sto livello, che mi ha già rotto i coglioni, sinceramente. Vai. Mamma mia che velocità ragazzi. Una persona comune sarebbe già morta. Ora devo solo cercare di entrare qua senza morire. Perché c'è qualcosa che mi butta giù. Infatti io non è che lo scopo sia prendere questi frutti Wumpa. Il mio scopo è vincere tutte le gemme. Sì, distruggere e rompere tutte le scatole. Visto che io sono bravo a rompere le scatole. Allora, abbiamo sto motorino qua del cazzo. È morto. Ma queste sarebbero delle bombe. Frena, 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 frena. Vai, frena, stronzo. Stronzo, frena, veloce. C'è quella qua che non è muore sott'acqua. Che cazzo è? Una tavola di legno che campa. Così, proprio fira. Non è facile, ragazzi, non è facile. Ve lo consiglio vivamente questo gioco. Ecco, ora muoio. Una vita. Se si leva sto coglione davanti, bravo. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ecco, finisce. Forse ho finito il livello? No. Col cazzo che ho finito il livello. Wow, calmo. Però si bug ogni tanto. Wow. Sono sempre odiato sto livello. Troppo difficile. Ma voi vedete che ora sono bravo. Non avete visto dopo la prima arena? Non è che sia così bravo io. Vaffanculo. Avrei un po' paura a accelerarmi qua. Ah, ecco qua. Un coglione. Sto livello di merda. Mori. Ho sbagliato tasso. Meno male che non c'era qualche squalo vicino. Ora invece l'ho messo apposta. Stronzo, spacca. Che cazzo, guarda che occhi strani che c'ha questa cosa. Forse abbiamo finito il livello. Forse dico, ripetiamo. Ho fatto esplodere qualcosa. Ho sentito boom. Non abbiamo un cristallo là sopra. Devo sparare. No. Cazzo, non sono riuscito a farlo. Dovevo e ora se avete visto qualcosa è diventato grigio. Ora non prenderò la gemma perché qualcosa è diventato grigio. Ecco, anche perché non posso spaccare sta pianta qui. Cioè per poco, raga. Per poco, sono arrivato alla fine. Per due scatole non posso prendere la gemma. Cristo, madonna. L'odio più totale. L'odio più totale. Mi sale il nazismo. Ora facciamo il terzo livello che è odioso anch'esso. Sì, dovrei lanciarmi qua. Che cazzo? Oddio, no, non devo farlo con Crash. No, che palle. Oddio, santo. Salta. Ah, c'è sempre Aquaco dorato qui. Shiny. L'Aquaco Shiny è questo. Se non sapete cos'è uno Shiny, andate a fanculo tutti. Morite tutti. Ah, ecco, se io schiaccio questo qua va più veloce il gattino di merda. Ma perché sono così bravo io? Ecco un dragone di merda. Un Gyarados. Perché sono così bravo? No, non ho preso le scatole. Fanculo. Ecco. Sono andato pure addosso il dragone, tanto che fa. Non c'ho nulla da perdere. Mamma mia che culo, ragazzi. Cazzo, cammina. No, che cazzo faccio? Boing. Devo fare wom. No. Ma che cazzo, non riesco a prendere le cose. La gemma, abbiamo quasi finito, eh. Vabbè, le scatole le lasciamo andare a fanculo. Mandiamo a fanculo, cioè solo il primo livello sono riuscito a completare. È andato addosso al drago quel coso. Quel barile è andato addosso al drago, che cazzo. Ah, non c'è bisogno che clicco. Aspettate. No! Minchia che culo! No, non me l'aspettavo. Dobbiamo rivedere il replay, anche se non possiamo.
Vai. Muori. 43 su 51. Quanto è bello. Vaffanculo, puttana. Cioè, non posso essere così bravo. Non posso essere così bravo. Non devo essere così bravo. Perché mi escono schermi verdi così a cazzo? E poi il gioco. Mamma mia. Ho preso il cristallo. No, gemma. Che cazzo è quel coso? Una gemma, cristallo. Beh, ragazzi, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se, se ne volete altri, basta che me lo chiedete, me li chiedete. E ciao a tutti, ragazzi. Ciao, 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 ciao.